Ragazzi, benvenuti e bentornati su Dark Souls 3. Allora, in questo episodio, ragazzi, torneremo un po' indietro. Perché andiamo qui, in questo falò qui, Wolnir il Signore Supremo, dove abbiamo fatto la boss fight di Wolnir. Perché? Perché, se vi ricordate, noi lì abbiamo abbattuto il ponte di legno. E quel ponte di legno funge da scala per una zona opzionale. Una zona secondaria che non è obbligatoria per finire il gioco, che però penso che per le piromanzie sia ottima. E non ricordo neanche come si chiama questa zona. So soltanto che è veramente un inferno in tutti i sensi. Allora qui tocca ributtare giù il ponte. E ok. Posso? Grazie. E adesso possiamo scendere. Inutile dire che anche questa zona me la ricordo quasi per niente. Merda! Dove vai? Ma stavo con lo scudo. Ma gli scheletri gli fanno danno? Attacca lui, attacca lui. Attaccate lui. Venite, miei schiavi. E lui risponde anche agli scheletri. Il problema è che gli scheletri non pensano a lui, pensano a me. Con la coda mi ha preso. Oh oh. Ma che fa? Bravi, bravissimi. Mo però tocca a voi. L'anima di un demone. Bene. Con calma. Voi siete più cattivi degli altri scheletri però, eh? Forse è una mia impressione. Allora, con calma. Qui ci sono pareti illusorie? Controlliamo. Non mi sembra. No. Ma immagino che ci sarebbero stati anche dei messaggi. Di sopra però non siamo andati. C'è qualcosa? Non c'è niente. Ah sì, c'è un baule. È un mimic pure questo. Respira, sì. Lo dovevamo svegliare prima, così almeno sarebbe morto contro... Tanto adesso è vero che abbiamo la falce oscura, ragazzi. Gli facciamo molto più danno, come potete vedere. Gli scheletri non credo più di tanto, perché comunque già sono maledetti in loro, quindi figurati. Lama nera. Bellissima. Penso sia una katana. Allora, scendiamo. E ci sono altri amici scheletri. Frammento grande di titanite. Mi sa che lì c'è un altro. E ci serve per la fiamma della piromanzia. No, c'è un'anima. Ok, mi sa che ho sbagliato a risvegliarne così tanti. Madonna mia. Ah, tu muori definitivamente. Ma questi si lanciano come quelli nel primo Dark Souls.
Non finiscono più, eh. Qui si sta rialzando questo. Non so. Lo scudo lo possiamo utilizzare oppure... Modo resuscita di nuovo. Falcione. Dai, su, svegliati. Ok. Gesù! E questo non è niente in confronto a quello che ci aspetta. Ci sono pareti illusorie. Dai, almeno una. Una. Piccolina. No? Niente. Vabbè, ho capito. Poi messaggi quindi anche ci sono qui. Quindi, vabbè. Scendiamo. Qui dovrebbe esserci un falò. Da qualche parte. Eccolo. Andiamo prima a prendere questo oggetto qua. Benda del vecchio saggio e anello della strega. Anello della strega. Perché ho gli slot in questo modo? Che succede? Si è glitchato, ragazzi. C'è l'interfaccia che è un po'... Vabbè. Anello della strega. Potenzia notevolmente le piromanzie. E beh. Riposiamoci. Niente. Oggi è buggata l'interfaccia. È il momento di gigante. Com'è il momento di gigante? Io mi ricordo che qui sotto c'è una balestra gigante che continua a sparare a raffica tre colpi ogni tot. Ecco, il lago ardente si chiama. E nel lago ardente lì c'è anche una creatura... Eccola lì. Che bel tempismo, vero? Tra l'altro c'era una parte che si distruggeva, se non sbaglio. Allora, lui si può anche uccidere con la balestra gigante che spara lì. Merda. C'è un modo per andare oltre, mi ricordo. Porco Giuda! Cazzo. Colpisci il verme. Oh, un colpo è andato. Facevamo prima a colpirlo noi, eh. Che poi lo trapassa. Ho finito le fiaschette. Renditi conto. Dai che è morto. Dai che è morto. Ok, è morto, sì. Fulmine a punta scheggia addosso di non morto. Ok. Con calma. Lì c'è della nebbia. Con calma un attimo. Devo far mente locale, anche perché qui abbiamo finito le fiaschette.
sotto cosa c'è? Un falò. Meno male, meno male. Ok, problema fiaschetta risolto. Poi dovremmo prendere gli oggetti che stanno lì e oltrepassare questa nebbia, perché non so cosa ci sia al di là. Mi ricordo in questa zona c'è una, c'è una boss fight. Non so se si trova qua la boss fight. Sì, si trova qui la boss fight. Minchia. Cazzo. Usa le piromanzie anche lui, vedi? Dove sono? Morto sono. Si è baffato. Che sta facendo? Cazzo. Merda. Non ho visto proprio l'attacco. Io dubito che delle palle di fuoco gli facciano qualcosa. Mi devo allontanare? Sì. No, mi sa che è persa, ragazzi. Mi sa tanto che... che moriamo. Porco Giuda, oh! Sono un cretino. Sono un cretino. Non abbiamo neanche la brace, tra l'altro. Mamma mia. Fammi uscire qui! Fammi andare via, sto cazzo di martello di merda! Cristo! Niente. Non riesco proprio a inquadrare la traiettoria di quando fa quell'attacco lì. Sì, il calcio. Via. Ok, l'anello che ci potenzia gli attacchi oscuri comunque sta dando i suoi frutti.
Ok, abbiamo capito. Spero. Meno male che abbiamo lo scudo. Beh. Sono un coglione. Dai, non manca molto. Ok, deve farlo soltanto un'altra volta, quella roba lì, e forse riusciamo a ucciderlo. Merda. È tornato. Ah, si sta indebolendo. Ma bellissimo, non me la ricordavo sta cosa. Yes, anima del vecchio re demone. Ok. Neanche labbra cerbistinata, meno male. E il boss di questa zona l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Ora, non mi sembra ci siano, ci fossero oggetti qui. Il problema è che... Cioè, no, il problema. Dobbiamo andare all'altare del vincolo a potenziarci. Perché abbiamo delle anime. E soprattutto devo riguardare un attimo gli anelli. Perché quello di armonizzare incantesimi extra lo tolgo. Lo tolgo e al suo posto ci lascio questo, l'anello dell'oscurità. E... Ok. Dov'è quello? Eccolo qua. Questi saranno i nostri anelli. Poi rimettiamoci questo qui. Pesa troppo. Cosa? Abbiamo un altro scudo? Qualcosa che protegga dal fuoco ma che sia più leggero. No. Che palle. Aspetta. Facciamo così. Forse possiamo fare due livelli, vero? No, possiamo farne uno solo. Aspettate, possiamo fare due. Vendiamo un po' di roba. Vediamo intanto le anime se possiamo farci il trasferimento. Con le due anime dei demoni. Resti della culla del caos. Del primo Dark Souls. Scaglia una fiamma del caos che brucia l'area circostante. O il suo martello. Bene. Questo assolutamente. Mentre il l'anima di un demone l'assorbiamo. Ce l'assorbiamo, l'anima di un demone. Perché volevo fare due livelli? Perché ovviamo al problema del peso mettendo un punto a... Non come ricordo come si chiama, la stazza. A vigore. Mettiamo un punto a vigore, così in teoria dovremmo essere in grado di trasportare tutto bene, infatti. Ok. Allora, organizziamoci un attimo. No. Intanto bruciamo di nuovo la scheggia d'osso di non morto. Cioè, di nuovo, come abbiamo fatto nello scorso episodio. E capiamo cosa metterci. Ci mettiamo la sfera di fuoco nero. La fiamma nera. Poi voglio un attimo provare i resti della culla del caos. Che utilizza due slot, tra l'altro. Aspetta, Sembra molto interessante. Sembra molto interessante. E allora mi sa che... Che... Come le mettiamo?
Questo non penso di utilizzarlo. Penso che lo utilizzeremo più. Ci sarebbe questo, anche se boh. Questo ancora non possiamo utilizzarlo. L'espressione mette assorbimento anni da fuoco. Ci serviva traspirazione in una zona del dungeon. Non ricordo dove però. E non so se traspirazione abbondante sia meglio di traspirazione istantanea. Allora, io per ora la metto perché so che ci servirà. E poi mettiamo questo. Torniamo alle rovine dei demoni. Ok. Allora, non andiamo qua sotto, ma continuiamo a prendere gli oggetti che sono rimasti qui in giro. E inoltre c'è una zona che si rompe se colpita dalle frecce della balestra. Quindi prima di disattivare la balestra sarà meglio rompere quella zona lì, che altrimenti non potremo più esplorarla. Scudo del desiderio. Wow! Qual è lo scudo del desiderio? Questo. Che non possiamo neanche impugnare perché richiede 18 forza. Mamma mia. Qui sono stato bravo, ve lo dico da solo. È questa la zona che si rompeva? No. C'era proprio un muro, cioè una specie di soffitto di pietra. Questo non è. Oh oh. Ok, l'ho trovato. È questo. Non sparare. Eccoci qui. Che poi mi sa che in realtà ha aperto semplicemente una specie di shortcut. Che forse. No, mi sembra impossibile che questa zona non possa essere esplorata a meno che uno non si lascia colpire. Non ci arrivo. Wow! Ma quante ne lancia? Due. No. Ok. Frammenti di Tanite. Io non so neanche dove siamo, non credo che io mi debba addentrare così tanto. Però qui c'è un falò. E lì c'è sicuramente una parete illusoria. Ok. Però piano. Non corriamo, che altrimenti non so più dove devo andare, non so cosa fare. Ed è la fine. Qui mi sa c'è un'imboscata. Ci sono delle guardie. Merda. Ma sono di nuovo loro, i nostri amici. Ok, Monna mia, sta nebbia, sta nuvola tossica. Ma guarda quanta ne fa poi.
Ok. Altro frammento di titanite. Grazie. Sto riempiendo di frammenti, ma non ci servono più ormai. Tomo piromanzia di Isalith. Minchia. Eh sì, mi sa che ci dovevamo andare qui per le piromanzie. Mi sa proprio di sì. E mi sa che ci sarebbe... Cioè, era comodo arrivarci prima. Vabbè che comunque è dopo Volnir questa zona. In realtà prima di Volnir. E noi siamo arrivati adesso a Irithyll. Che comunque è la zona dopo. Non è che siamo così tanto avanti nel gioco che ci siamo persi chissà quale roba. Gemma del caos. Oddio, sapete che forse mi sa che ho sbagliato. Io non volevo fare l'arma oscura, ma la volevo fare del caos. Non lo so, vabbè, vedrò perché mi sono dimenticato di andare a vedere come un coglione. Comunque, a risalì, da lì non si può risalire. Quindi dobbiamo per forza andare di qua. Dove c'è il falò. Non ci conviene riposarci adesso. Lì c'era la parete illusoria, quindi faremo finta che non esista quella zona. Per il momento. Che secondo me questa zona qua sotto si ricollega al falò di al falò che sta vicino alla boss fight. Comunque fa molto danno. Fa veramente molto più danno della fiamma normale. Sono rimasto un po' deluso invece da questi resti della culla del caos. Fai a riprovare. Forse conviene usarla quando ci sono dei nemici di gruppo, tipo. Nemici di gruppo, quando ci sono delle orde e ci sono più nemici. Minchia, tu c'hai una lancia un po' più grossa del normale. Ma avvelenamento. Cioè, sei riuscito ad avvelenarmi. Bastardo. Un altro frammento di titanite. Ok, questa era la zona, la porta che vediamo prima da laggiù. Ok, qui è ritornato un po' più lineare il percorso. Che cazzo. Grazie, muro. Ma perché adesso mi droppano... Cioè, c'hanno il drop assicurato. Tiè. Ma che succede? Loro! Loro sono dei gran pezzi di merda, perché si mimetizzano, io pensavo fosse una statua. Eccola. E mi sa che è anche fatto di pietra. Che poi questi erano quelli che si trovavano nel primo. Nella zona della culla del caos. Ora sto capendo molte più cose, perché ho giocato al primo, vedete? È maledetto bastardo. Come? È maledetto bastardo. Dove? Scorciatoia più avanti. È lui il maledetto bastardo? No, è il muro il maledetto bastardo. Ok.
Fortunatamente non è stato un disastro. Spada da cavaliere nero. A posto. Sbaglio con queste 9 piromanzie, consumiamo molto più mana. Non so se è una mia impressione oppure è così. Allora, questa è una zona un po' problematica. Porco Giuda, oh. Manco ho fatto in tempo a dirlo. Qui ho paura di cadere da qualche parte. Ai topi li one shottiamo adesso. È buono a sapersi. Ok, qui c'è un buco. Io mi sto perdendo qui, ragazzi. Non... Qui c'è un'altra parete invisibile. C'è parete illusoria. Alcune cose me le ricordo, altre no. Ecco, traspirazione ci serve per quella zona là sotto, perché ci sono degli oggetti nella lava. Solo che mi sa che non mi basterà traspirazione, perché mi servono anche le cose, le Estus, per curarmi costantemente. Pareti illusorie più avanti e poi pareti illusorie più avanti. Qui c'è un baule. Ok, non è un mimic. Bene. Si può potenziare la fiamma della piromanzia. Qua sotto non ci vado adesso. Vado prima di qua. Madonna, che bastardi che siete. Ma quando morite? Oh, che cazzo. Allora, c'era un'altra parete illusoria? No. E allora dobbiamo per forza andare qua sotto. Aspetta. Ci sono delle scale. Qui no. E possiamo già uccidere le rane qua. Bastoni di Isalith. Ci sono un po' di rane. Ok. E via. Noi saremo scesi da lì. Scaglia di titanite, buono. Ok, ci ho provato, ma non è una parete illusoria. Manco questo. Allora, non so se salire o meno. Cioè, qua sopra cosa c'è, intanto? Ah, da qua su mi pare si usciva. C'è il nostro amico. Ok. Poi. Qui si sale dove esattamente?
Dove stiamo andando? Ah, forse stiamo andando nella zona della balestra. Se non sbaglio. Però non so se abbiamo finito di rompere le cose con la balestra, sapete? Arco da cavalcadraghi. Perché non so se c'era anche un'altra zona che andava rotta. Non mi ricordo. Vabbè che penso si possa poi riaccendere. Credo. Oh. Però no, non andiamo di qua perché è una zona bastarda. Ci sono dei nemici un po' bastardi. Quindi io direi prima di andare lì nel lago di lava. Anche per capire un po' la situazione. Tanto traspirazione non basterà. Questo è poco ma sicuro. Allora, ci si arriva da qua, se non sbaglio. Eccolo qua. Infatti c'era pure lui. Sorig l'ammazza cavalieri. Ma noi l'abbiamo già ucciso, tra l'altro, sotto forma però di invasore. Mamma mia. Mamma mia. Oh, ma non lo riesco mica a prendere. Forse posso buttarlo di sotto. Posso farlo cadere di sotto se mi segue. Qui c'è parete illusoria? No. Vieni, vieni. Oh. Di qua. Beh, dai che ci riesci. Dai che sei abbastanza intelligente da poter salire un paio di scale. Beh, che ne so un paio, però. Vieni qui. C'era quasi. Bravo. Non è morto. Non è morto. Vengo io a ucciderti, allora, a finirti. Avrò io l'onore. Spadone pesante della nebbia e lo scudo di ferro nero. Allora. E io come cazzo la uso traspirazione che non ho le fiaschette d'Estus Cinereo? Quanto resistono nella lava? Non credo di riuscirci. Non ci riusciamo. Allora, facciamo una cosa. Torniamo indietro. Perché ci sono delle zone che non abbiamo esplorato. In realtà dovremmo trovare un falò. Non tornare indietro. Cioè, tornare indietro ad un falò. Però voglio tornarci a piedi. Perché ho paura di essermi perso qualcosa, magari. Qualche bivio. Tipo. Non lo so, non me lo ricordo. Allora, qui se si cadeva nella pozza di lava. Però questa pozza di lava non è la stessa che è stata d'altra parte. Come si raggiunge? Boh. Questa? Mamma mia. Qui dobbiamo superarli loro. Quindi si può andare sopra.
Porco Giuda, oh. E tanto muoio avvelenato. Io sto continuando ad andare, ma mi sa che sto sbagliando tutto. Sono tornato al falò. Ah, ecco allora questo, il falò delle rovine dei demoni, dove porta. Cioè, da dove inizia. Ok. Ottima cosa. Cioè, buono a sapersi. Ora, facciamo così. Prima di tornare là sotto, dato che tra un quarto d'ora, 20 minuti, finiamo l'episodio, finiamo di esplorare le zone che stavano di qua, piuttosto. Così capisco anche se non c'è più nulla da rompere o meno. Ok. Bisogna prendere il giusto tempismo, così i danni non li prendiamo. Allora, noi siamo arrivati da lì. Poi se non ricordo male, qui dovrebbero esserci anche dei granchi. Eccolo. Uno sta laggiù. Non so se sono due. Non mi ricordo. Guarda quanti frammenti grandi di titanite. Peccato che a noi ci servono i pezzi di titanite. Okay. Ci stanno conducendo in realtà verso una trappola, perché se non sbaglio c'è un invasore più avanti. Cioè, non un invasore ma un folle. Eccolo. Pezzo di titanite grande. E tra l'altro lo conosciamo già. Noi abbiamo ucciso la sua compagna. Eccolo, Horas. Perché non posso prenderlo? Adesso ha una alabarda. Ha sempre avuto l'alabarda? Non mi ricordavo. Tiè. E Horas è morto. Frammento grande di granite. Le fiamme di Guidino. Duo, tanto più si è fatto il decotto. Guerriero più avanti, che in breve non ce la faccio. Cos? Si è fatto il decotto. Ma io penso neanche la From Software si ricordi di aver messo quella linea di dialogo tra i messaggi. Si è fatto il decotto. Ok. E lui l'abbiamo ucciso. Poi proseguiamo. Manco siamo usciti, già stanno lanciando le cose, i dardi della palestra. Sei scheletro. Granchio. Granchio T. E lui è morto. Cosa ci droppa? Capirai. Vorrei attirare anche l'altro. Quanti cazzo sono? Sono tre. E chi gliela fa? Ma quelli da lì riescono a prenderci. Sì.
Questi muri crollano se vengono colpiti. Mi ricordavo male. Guarda quanti cazzo sono i granchi. Oh. Vabbè, ignoriamoli e andiamo a prendere gli oggetti piuttosto. Cioè, il problema è che sarà un po' difficile ignorarli dato che ci vengono contro. Mi ricordavo bene. Crollano i muri. Bello che i granchi non prendono danno da... dai dardi. Mamma mia, come mi ha lisciato. Cristina d'Avena, oh. Senti, io non li voglio affrontare loro. Voglio semplicemente capire se lì ci sono oggetti o meno. Non mi sembra, però. Quindi... facciamo una cosa. Torniamo ad alterare il vincolo. Così ci potenziamo e poi ci salutiamo. E nel prossimo episodio concludiamo di esplorare questa zona. Allora, usiamo tutte le anime che abbiamo. Ok. Non abbiamo frammenti d'Essos, niente. Abbiamo un nuovo tomo della piromanzia, però. Allora. Possiamo rinforzare la falce, mi sa. Ah no, ce ne servono 4. Ok. Volevo vedere se potevamo farle del caos, le armi. No, non possiamo farle del caos. Quindi anche volendo... allora abbiamo fatto bene, dai. Ah, mi sa che quel tomo lo possiamo dare a lui. Però vorrei leggerlo prima. Tomo sulla piromanzia di Izalith, contenente le piromanzie delle streghe. Portalo al vecchio maestro piromante per apprendere le piromanzie di Izalith. Le piromanzie del caos manipolavano la lava e costituiscono la base di tutte le forme di piromanzia successive. Non so se possiamo dargliela a lui. Tra l'altro, noi abbiamo anche il tomo divino profano in braille, che vabbè, non glielo possiamo dare alla strega. Già ci abbiamo provato. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Hai visto che regalo ti ho fatto? Ah, intanto rinforziamo anche la fiamma della piromanzia. E vediamo un po'. Sfera del caos maggiore. E tempesta del caos. I pilastri di fuoco del caos si levano in tutta l'area. Minchia. Questi sembrano molto interessanti. Questi pilastri di fuoco. Allora, però non possiamo potenziarci, che non abbiamo abbastanza anime. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Dark Souls 3. Ciao a tutti ragazzi!